questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce più forte che c'è. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, 20 voci, un solo canto che nel tempo vivrà e resterà. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo sfida, il momento per dimostrare il valore in te. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, 20 voci, un solo canto adesso. Dreams, dreams, dreams. Buonasera, buonasera amici telespettatori di Rete 8, ma soprattutto amici telespettatori di Dreams Talenti d'Abruzzo. Eccoli qua. Ecco i miei super talenti che pian piano si avvicinano a quella che è la finale che decreterà il vincitore assoluto di questo bellissimo percorso televisivo, ma soprattutto di crescita fatto insieme. E a tal proposito vi dico cosa? Che sono già partite le nuove audizioni per il nuovo Dreams Talenti d'Abruzzo targato 2022-2023, che partirà dal nuovo palinsesto da ottobre, appunto 2022, e ci accompagnerà per tutta la stagione televisiva prossima. Quindi se volete partecipare, se pensate di essere un talento e volete mettervi alla prova, mi raccomando, potete mandarci una mail a dreamstalent@rete8.it. Oppure ci telefonate al 340 11 70 056. Come avete visto, tra i nostri ragazzi c'è l'intrusa, ormai è abituè del nostro Dreams, ma la mia gioia è qui con me e voglio adesso fare un saluto a tutti i nonni, a tutte le nonne che sono sempre di gran supporto per questi genitori che lavorano, e volevo mandare un saluto speciale alla mia mamma che è in ospedale ma sta bene, e soprattutto anche a nonno Osvaldo. Un bacione e viva i nonni sempre! E adesso dobbiamo iniziare la puntata, ma io non inizio senza di lui. Sto parlando del direttore artistico Piero Mazzocchetti. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. Ma che bel vestito. Sono un tantino appariscente. Ma sì, ma anche perché può essere usato per tante cose, anche per impacchettare. Cioè, grazie. Insomma, è fantastico. È abbondante, è abbondante. Adesso si usa così, no? Si usa così. È un blazer, vedi? Si no, usa abbondante sono io, vedi come sono grande, abbondante. Molto sono abbondantissimo. Grande. Vabbè, vabbè. Allora, dove devo guardare? Dove devo guardare? Mi fanno seguire la legge. Vogliamo Alberto. Salutare i nostri cani. Cameraman. Assolutamente, dai, salutiamoli. Sì. L'applauso al nostro Alberto Capo. Antonio D'Ottavio. E poi un applauso all'audio, il nostro Abramo. E vai Abramo. Gabriele alle luci. E poi, e qui ci vuole l'ovazione. Esatto, l'applausone alla regia che al comando c'è. Il nostro Andrea Di Fabio. E Lino Lallone, sempre regia. Grandi, che squadra. Siamo che già partiti scoppiettanti. No? Scoppiettantissimi, perché siamo alla fine. Siamo alla fine, comincia a fare caldo, dobbiamo iniziare a muoverci, altrimenti non dobbiamo allungarci. No? E ricordiamo che cosa, Mazzocchetti? Che il 12 giugno... Mazzocchetti, come mi chiami per cognome? Perché sei il direttore artistico. Perché è lungo, ho detto, non allunghiamoci, Mazzocchetti. È vabbè. Lunghissimo. Ti chiamo Piero? Piero è meglio. Piero. Grazie Federica. Allora... Grazie.
Allora, dovete sapere, adesso lo diciamo, questa è una diatriba di casa, insomma. Se ci chiamiamo per nome, insomma, succede il patatrac che si va a discutere, ma qui siamo in televisione, mi è concesso. Allora, no, volevo esatto, siamo i pelucchetti della situazione. Volevo ricordare cosa? Che il 12 giugno su questa rete, quindi domenica alle ore 21:30, trasmetteremo la finale, dove decreteremo primo, secondo e terzo classificato di questa edizione fantastica di Dreams. Con tante sorprese, quindi esatto. Mi raccomando, seguiteci perché sarà una finale incandescente, davvero. Esatto. Adesso entriamo nel merito della esatto. serata, perché dobbiamo introdurre i nostri giudici. E questa sera che giudici? No, adesso siccome dici siamo nel rush finale, dobbiamo essere super super professionali. Abbiamo chiamato veramente tre teste di serie abruzzese. Eravamo anche prima. Siamo sempre stati. Però questa sera c'è una l'asticella si è un pochino alzata. Ancora di più. Abbiamo veramente tre teste di serie. Tre gusti differenti, anche musicali, ma sicuramente tre grandi intenditori, ma soprattutto tecnici, no? Che sapranno sicuramente valorizzare, sapranno anche dare il giusto voto ai nostri super talenti. E allora io direi, visto che sono anche amici tuoi, ok, di cominciare a presentarvi il primo. Lui è giovanissimo, tecnicamente potrebbe anche essere seduto qui fra loro, no? Perché l'età glielo concede. Pensa, l'ho preso in braccio. Pensa. Appena nato. Ecco, però, e adesso. Però lo vedrete, insomma. Insomma, io sono rimasto lì. Non si può fare. Anche se è giovanissimo, è un grande pianista conosciuto veramente in tutta Italia, è un grande concertista e soprattutto è un docente. Sto parlando di lui. Lo presento io. Vai. E con grande piacere che presento a tutti voi un amico, grande pianista, Niccolò Cantagallo. Eccolo qui. Vieni Nicco, qui al centro. Buonasera. Niccolò. Ciao Piero, ciao Federica. Che piacere. Adesso avete capito perché mi prende lui in braccio, no? Quindi io mi allontano un po', altrimenti sembro il piccolo puffo. Esatto. Ma anzi, sai cosa ti consiglio? Un passetto avanti, leggermente lontano, così, capito, non si nota lontano, tanto. Mi allontano. Ecco. Pure Caruccio. Io ecco. Sono... Bella coppia che siete, guarda. Sono... Anche in blu, tutti e due in blu. La zia le faccio, va bene. Allora. Io sono felicissimo, onorato di essere qua, perché penso che davvero questo format sia incredibile per i ragazzi, è una grandissima opportunità per i ragazzi. È vero. Confrontarsi da subito con un palcoscenico, con una telecamera, imparare a perdere la paura dell'esibizione, del giudizio, anche perché per un musicista purtroppo il giudizio per far carriera è fondamentale. E quindi penso che i ragazzi abbiano un'opportunità incredibile, davvero, vorrei essere al posto loro. Quando vuoi, Niccolò, stanno per partire le nuove edizioni. Faccio, se vuoi, tranquillo. Farò l'audizione, mi toccherà. Però il corso senior. Suona, va. Cantare ci pensiamo noi. No, ma lui è veramente bravo. Io ho iniziato a studiare pianoforte con il suo papà, e poi con la sua mamma anche, insomma, quindi... Anzi, li vogliamo salutare. Assolutamente. Il maestro Enzo Cantagallo e la mamma Linda Piovano. Oh, vabbè, quindi di famiglia, dai, abbiamo capito che il talento è in casa, regna in casa. Sì. E allora, Niccolò, sei pronto? Assolutamente sì. Prendi la tua postazione. Grazie. Perché tra poco... Perché?
Tra poco lo facciamo raggiungere dall'altro giudice. Io ho parlato veramente questa sera di questa asticella molto alta. Lui addirittura è uno dei jazzisti più importanti al mondo. Ha studiato in America, adesso ce l'abbiamo qui in Italia fortunatamente a, diciamo così, a dispensare tutto quello che ha imparato nel corso degli anni. È riconosciuto davvero a livello mondiale, è un chitarrista, quindi abbiamo parlato di pianista, adesso abbiamo un chitarrista. Creiamo praticamente una band oggi. Creiamo una band, la band di Dreams questa sera. Esatto, però sono veramente contenta perché l'ho cercato da diverso tempo e sono riuscita ad averlo qui questa sera, sto parlando di lui. Siamo tutti tamponati, quindi siamo nella bolla di Dreams, quindi possiamo essere tutti tranquilli e siamo al sicuro. Allora Giuseppe, come ho detto, insomma, ti cercavo da un po' di tempo, però sei super impegnato e sappiamo insomma che la tua carriera è lunghissima. Ho letto il tuo curriculum, hai studiato in America, hai veramente suonato con i più grandi del settore del jazz, insomma, che è uno dei settori più particolari, se vogliamo, della musica. E so insomma che adesso sei qui in Italia, sei tornato in Italia e attualmente sei anche docente nel Conservatorio di Pescara, giusto? Sì, già da un bel pezzo, circa 13 anni. Wow. Ho insegnato prima chitarra pop rock, adesso la carta di chitarra jazz già da 6 anni. E innanzitutto vorrei complimentarvi per voi, perché con Piero ci conosciamo da tanti anni, con te un po' di meno, per quello che fate, perché veramente queste iniziative, come diceva prima il mio collega, sono lodevoli perché mettono questi ragazzi in campo. Esatto. Che è quello che vogliamo noi, essere in campo e soprattutto metterci in gioco con le emozioni, con tutte le vibrazioni che vengono insomma dalla musica, dalla competizione, soprattutto crescere. Esatto. E quindi insomma ecco perché noi abbiamo voluto tecnici che venissero qui a giudicare, qui a giudicare i nostri ragazzi, anche perché io sono sempre dell'opinione che le critiche sono sempre ben accette perché sono costruttive, quindi ben vengano. Sì. E grazie per essere grazie qui e per svolgere questo lavoro diciamo così oneroso per la serata, ok? Allora, ci un applauso. Grazie. Accomodare. Facciamo accomodare grazie. Da Giuseppe. Mi permetti, dicevo, quando dicevo di alzare un po' l'asticella, è perché è giusto che in questa serata ci siano dei professionisti della musica importanti, non nel canto, ma negli strumenti, come in questo caso la chitarra per Giuseppe e il pianoforte per Niccolò, che possono in qualche modo giudicare soprattutto la musicalità dei ragazzi. Esatto, no? Importante. Il senso del ritmo, esatto. L'espressività anche delle dinamiche vocali, no? E quindi, perché a volte, sai, il cantante non ha così la grande capacità di giudicare altri cantanti, quindi è anche giusto che ci sia una forcella un po' più ampia di giudizio. Ecco, hai parlato di corde vocali e mi ha dato l'assist. Il là per il terzo giudice. Adesso io sono abbastanza emozionata perché è un violinista, è diplomato in violino, diplomato in canto, quindi è qui, insomma, ci allarghiamo non soltanto con lo strumento. Ma vi do un piccolo indizio in più. Diciamo che lui delle corde vocali ne sa abbastanza. Sto parlando di lui.
che presento io. Il dottore. Il dottor maestro e caro amico fraterno Marius Szymański. Ah! Marius, benvenuto. Caro Piero. Buonasera Federica. Buonasera a tutti i spettatori. Allora. Grazie per questo invito. Mi sento emozionato, ma mi sento compiaciuto e questa è per me anche in certo senso una reminiscenza. Perché ricordo quando io ero in età dei ragazzi, qui concorrenti, anche io partecipavo ai concorsi canori, anche se con il genere di musica un po' diverso. Dopo, diventando medico, essendo diventato otorinolaringoiatra, mi sono dedicato anche alla patofisiologia del cantante. Oh. E ciò è quell'interesse coltivo da 35 anni. Mi dispiace, caro Marius, che hai un paziente un po' troppo. Io. Che vogliamo aspettavo, guarda. Condividiamo questa tortura insieme, io dentro casa, tu come medico, e lo so che è esigente, ma una domanda te la devo fare, Marius. Prego. Ci diamo del turno. Ma certo. Io vado ecco, via. Come sono le corde vocali di Mazzocchetti? No, perché sta sempre a lamentare. Sono splendide, oh, sane, almeno, sane e robuste. E se lo dice lui, dai, ci deve credere. Oh, e quindi siamo a posto, che insomma non dobbiamo cambiare mestiere, quindi assolutamente. Ce la teniamo così. Allora, è un grande onore averti. Grazie Marius, davvero, grazie, un piacere. Grazie. E ti facciamo accomodare. Oh. Anche a te. Io sono già stanco dall'emozione, sembra la fine, invece siamo solo all'inizio. Esatto, esatto. Però adesso io ti faccio riposare perché so che vai nel tuo posto di combattimento insieme al nostro Abramo, perché insomma tu da lì e poi dalla regia dirigi un po' i nostri ragazzi. Quindi okay. Vai alla tua postazione Mazzocchetti perché stiamo per iniziare. Dammi il braccio mio, vicina. E non potevano mancare i due giudici ufficiali, sto parlando di loro. Ma che state dicendo? Che volete? Voi due? Ti sei scordata a presentarci. No, non mi sono scordata, è stato voluto. Cioè, ragazzi, io ho detto all'inizio, non so se avete sentito, ho alzato l'asticella, quindi dovevo eliminare voi due. Sto parlando di loro. No, non parto. Chi l'ha invitato oggi? Voi ce l'avete fatto fuori? Ah, cioè voi vi presentate così? No, aspetta, ha alzato l'asticella, co-conduciamo, dai. Allora, tu hai alzato l'asticella e allora noi ci alziamo di grado. Oggi conduciamo la trasmissione insieme a te. Oh mio Dio! Siamo pronti, dai, no, perché oggi poi manca Riccardo, ve lo volevo dire. No, non è che manca. Manca Riccardo. Riccardo. Diciamo che... Cioè, quando tu prima sei passato all'estero... Ha avuto da fare, dai. Non era un gatto. Diciamo tu pensavi che mancava. Che avete fatto, povero Riccardo Liberatore? Ciao Riccardo, ciao. Ciao Riccardo. Dai, ragazzi, non fate scherzi. Una volta a me mi avete chiuso in bagno, però voglio dire... Riccardo, è rimasto a casa. No, proprio a casa, ai domiciliari l'avete messo. Sì, dentro al cofano della macchina, però a casa. Vabbè, sempre a casa sta, non sta specificando. Vabbè, allora, che volete fare? Volete presentare chi con me? Chi canta? Cioè, poi vediamo, spieghiamo. Se siete conduttori dovete sapere... Ah, intanto dovete dire ai giudici, dovete ricordare ai giudici. I giudici, un attimo, intanto hai alzato la sticella. Voi dovete sapere che noi abbiamo giudicato dall'inizio fino ad adesso, quindi... Ecco. E vi chiedete perché adesso non ci sono più. Teniamo d'occhio. Ecco. Vi teniamo d'occhio. Oggi siamo i giudici vostri. Dobbiamo vedere se è vero che abbiamo alzato la sticella. Allora, ragazzi, mi aiutate questa sera. Intanto ricordiamo ai giudici che i voti vanno da 1 a 10. Okay. Potete usare anche i mezzi voti, eh. Bravo. Potete anche usare i mezzi voti. Mi raccomando, non fate come Lucio che per giudicare... Cioè, bravo. Sennò finiamo domattina. Esatto. E poi cosa dobbiamo altro ricordare, ragazzi? Eh? Ma non vogliamo aprire qualcosa? Che al duetto devono votare singolarmente le voci. Niente, non vi ricordate niente. Singolarmente le voci e non la coppia. Ok, quindi un voto a ciascun ragazzo che si esibisce in duetto, va bene? Va bene, soprattutto perché iniziamo con un duetto. Oh, bravissimo, pronto, meno male. Allora, è tutto a posto, però... Presentare? No, prima no. Un'altra cosa vi siete quello spiegati. Quello che stavo a dire. Che dovete... Oh, qua, dove cappare? Non sta a pari. Dove cappare? Qua! Ho paura, forse... Fate dove volete. Vai. Pronti, partenza. Ah, no, non parte che cosa via al... Televoto! Allora, potete votare i nostri ragazzi al 340-1170-056 attraverso cosa? WhatsApp. WhatsApp, scrivendo cosa?
solo il nome del vostro talento preferito. Tipo ad esempio? Tipo Lucio, se si... No, allora, considerando che iniziano Eleonora e Andrea, se vi piace Eleonora scrivete Eleonora. Esatto, ma mi era piaciuto anche Lucio, tanto non ti ha mai votato nessuno, quindi i nostri telespettatori sono molto attenti. Allora bene, hai detto che inizia chi? Allora, abbiamo detto Eleonora e Andrea. Oh, facciamoli entrare, Eleonora e Andrea. Quindi dai, sì, da cantà. È agitato. Un po' più di educazione, ragazzi. No, dai, no, cioè, no, dai, su. Cioè, quindi cantano Eleonora e Andrea. Che cantano? Dai, prima dite cosa cantate. Che canzone cantano? Voi siete conduttori, voi siete conduttori. Le cose dette mai. Se le cose dette mai, come le fai cantare? Infatti le devono cantare adesso. Le cose dette mai. Oh, Eleonora e Andrea. Oh, cantate, no. Negli occhi miei ormai ci sei, chissà se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi tuoi. Allora sì, io devo dirtelo. Mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più. Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via. Tu non lo sai, prima di te c'è stato un altro che ha lasciato le ferite dentro me. Non aver paura, giuro amore, sono qui a difenderti. Con il tempo guarirò il tuo cuore, cancellando i lividi. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. E nel tempo che verrà, il mio cuore ti sorprenderà. Freddo fa, stringimi un po', riaccendi tutti i desideri quasi spenti dentro me. Con le dita sfioro il tuo profilo, poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano, prima di scoprire un bacio vero che sapore avrà. Io ti dirò le cose dette mai. Questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto qua
8 e mezzo devo dire che abbiamo iniziato col botto. Brava Andrea, brava Eleonora, mamma mia come sono orgogliosa di voi. Ma adesso vediamo se anche i nostri giudici sono orgogliosi di voi due. Allora io comincerei, allora, siccome dottor Marius, siccome lui fa il tenore, io chiederei a lei, che è esperto di tenori, soprattutto di corde vocali dei tenori, insomma, che cosa ne pensa del nostro Andrea? Solo di Andrea, non del due. Cioè, nel senso, il giudizio può essere anche globale del duetto, però il voto lo può dare solo, lo puoi dare solo di Andrea. Allora, il duetto nell'insieme sicuramente era convincente. Era una buona prova di entrambi e dell'insieme, perché cantano due, ma essendo duetto, tutti e due devono fondersi in uno. Esatto. Solo risultato artistico. Adesso circa Andrea, sì, ha la bella voce impostata, di buona tecnica, e sicuramente è dato di sé una buona prova. Io non ho idea quale è il livello medio del gruppo qui presente, ma sicuramente prova molto buona, quindi se dovessi dare voti da 0 a 10, 8 e mezzo sicuramente, che poi vedendo per il momento, vedendo il livello, poi possiamo anche rettificare. Marius, mi dai l'assist per dire che i nostri giudici hanno comunque tutta la tabella dei nomi insieme, insomma, quindi fino alla fine potete anche cambiare i vostri voti. Per il momento partiamo con un 8 e mezzo per Andrea del nostro Marius, e invece chiediamo a Niccolò che cosa ne pensa di Eleonora. Intanto bravi ragazzi, cantare... Io quasi quasi ho detto meglio della Tatangela di Gigi D'Alessio. Cantare, tra l'altro, canzone impegnativa. Esatto. Cantare in duetto non è mai semplice, c'è sempre l'altro. Eleonora molto brava, una voce molto dolce, molto pulita, piuttosto precisa, in stile. Mi è piaciuta la tua interpretazione. Concordo con il parere del maestro Szymanski. Aspettiamo, diciamo, insomma, anche le altre esecuzioni. Per me è un 8 per tutte e due. E bravo anche Andrea, che ha una voce impostata, diciamo. Esatto. Cimentarsi con Gigi D'Alessio non è il suo genere. E quindi infatti, apprezzo Niccolò, apprezzo tantissimo lo sforzo fatto. Bravo, anche perché grazie. Quando poi si imposta la voce, uscire da quel canone, infatti a fare crossover sono in pochi, e uscire da quell'impostazione difficile. Bravo Andrea e brava Eleonora, veramente brava. E infatti aggiungo, i nostri amici a casa ormai lo sanno, però lo ripetiamo, insomma, i nostri ragazzi fanno questo percorso artistico dove la direzione artistica, cioè Piero Mazzocchetti, e il loro coach, il maestro Pierluigi Santullo e Lindo Terrenzo, insomma, lavorano con loro più che altro per farli provare, per fargli anche toccare dei punti che magari loro stessi non avrebbero mai voluto raggiungere. Invece così hanno provato un po' tutto, con alti e bassi, sempre nel loro range, diciamo, musicale. Poi rompere il ghiaccio non è mai semplice. Mai, insomma. mai, però bravi miei ragazzi, dammi il microfono Eleonora, a posto. E andiamo avanti con la gara, è il momento di Michael. Allora, eccolo qui Michael. Buonasera. Michael, una canzone impegnativa la tua, eh? E so che ti piace anche l'autore della canzone. No? Ci canti La voce del silenzio. A tal proposito vogliamo fare un saluto, è un in bocca al lupo, diciamo, a chi ha cantato questa canzone per anni. Sì, sì. Vero? E quindi, insomma, un in bocca al lupo da tutti i nostri ragazzi di Dreams a Massimo Ranieri, che purtroppo, insomma, non sta passando un bel periodo, però tornerà presto sui palchi per farci sentire la sua bellissima voce. Questa sera però ce la fa sentire Michael con La voce del silenzio. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio
una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Grazie. In silenzio non sei stato, non era proprio la voce del silenzio. Chiediamo al nostro maestro Giuseppe Continenza che cosa ne pensa del nostro Michael. Complimenti innanzitutto, perché il pezzo era molto difficile da cantare e che ovviamente per la vostra età, diciamo, mettervi in gioco è sempre una cosa non molto semplice. Però l'ho interpretato molto bene, diciamo, a prescindere da, diciamo, molte cose che migliorerai nel tempo. Miriamo tutti quanti nel tempo, ecco. Però hai fatto un bel lavoro. Facciamo ottimo. Un applauso a quello che ha detto. Grazie. Adesso il maestro, assolutamente, che non si finisce mai di mai imparare mai. Mai anche mai. Con carriere avviate assolutamente ormai. Esatto. Cioè, quello che ti dico è più un complimento, nel senso che tutti quanti noi all'inizio della carriera abbiamo sempre qualcosa da migliorare, questo è bello, no? E ogni giudizio lo devi prendere sempre come un tesoro, perché qualcuno che ti dice qualcosa onestamente, secondo me, ti valorizza. Bravo. E quindi friggiamo. Quindi ottimo. Io direi un 8. Un 8. Grazie. 8 per Michael. A posto. Adesso è il momento di una girls. Sto parlando di Giada. Dov'è Giada? Eccola. Allora, cari giudici, devo dirlo perché è giusto, insomma, Giada non è informissima in questa puntata, però noi apprezziamo il fatto che tu sia venuta lo stesso, perché anche questo è un segnale di maturità, nel senso che si può stare non al 100% in forma, magari avrebbe preferito starsene a letto e riposare, però è venuta lo stesso in studio e si è messa a disposizione anche per voi giudici, ma soprattutto per i nostri telespettatori. Quindi brava Giada, però insomma, io non è che vedevo di tutto, tenetene conto, va bene già, gliela metto così. No, lei è sì grazie, no grazie, forse grazie, dopo ve lo dice insomma. Cosa ci canti? Brivido caldo. Caldo, tu sei calda, abbastanza, abbiamo un po' di febbre, però siamo negative al tampone, quindi tutto a posto. Giada! Attraversata da un brivido caldo, per sogni folli più grandi di me, vivendo mille emozioni in contrasto, riparto da te. Tra mille note di vita raccolte e gli orizzonti che non vedo più, confusamente tra immagini stanche riaffiori anche. Ti ho aspettato tanto, lo sai, ti sento tanto.
ti ho aspettato tanto, lo sai, ti sento tanto. Ferma in te, occhi per orizzonti nei tramonti che vorrei, mani si stringono su cuori stanchi e fragili, tempo che non invecchia una fotografia ma resta dentro noi. Grazie. Giada, qualsiasi cosa tu abbia, mi auguro che venga anche a me. Se questo è il risultato della voce, magari mi si aggiusta pure a me un pochino. Allora, Marius. Allora, sicuramente, sta male, vedi come sta male. Però la prova sicuramente era valida, era buona, molto interessante timbro della voce e un'altra caratteristica che questa voce nella estensione piuttosto ampia è omogenea, questo è un grande pregio perché varie cose possiamo imparare, la tecnica, la velocità, la agilità, ma il timbro della voce, no, questo è un timbro, è un dono, con questo nasciamo, con questo è un nostro patrimonio. Quindi complimenti, bella. Grazie. Prova, io ti do 9. Grazie. 9! Che vuol dire ottimo. Guarda, hai poi visto? 10 sarebbe eccellente, aspettiamo perché c'è ancora qualche cosa da affinare, no? Come una pietra preziosa deve essere affinata per poter diventare veramente preziosa. Oh, brava. Grazie. Brava la nostra Giada. Dove vai? Che mi passi davanti? Non ti ho insegnato niente, Giadina. Allora, Giada, vabbè, passami davanti. Aspetta, ci accompagno io a posto, non sta bene, tu lo sai, vedere il lavoro che faccio. Ma, vieni qua, vieni. Ma che stia a fare? Non sta bene, ma l'hai sentita a cantare, c'ho un po' di febbre al massimo. Non è che... Ma dobbiamo essere prudenti, vieni Giada, vieni. Ma non fattene, mo fai il soccorritore, devi soccorrere tutti. Ma deve far vedere a tutti che lavora, capito? Non ti preoccupare, non ti preoccupare, Giada. Ce la fa? Che ma, è? Che ma che stiffa? Sto lanciando la pubblicità. Anche meno! Pubblicità. Torniamo fra pochissimo! Mamma mia! Si torna in studio. Come mi manca Riccardo, cioè non pensavo di doverlo dire. Ma ce n'è due al prezzo di uno, cioè, che ci vuoi di caro più? Riccardo, prima ti verremo a liberare. Prima o poi passeremo davanti a casa tua e apriremo il portabagagli. Va bene, allora, volete aiutarmi? Cioè, come no, io sono prontissimo. Andate avanti, sotto a chi tocca. Allora, a facciamo tocca? Venire qui con noi Irene. Oh, Irene. Dai, Irene che canta la notte, dai, Irene, sa fatta una certa. Si è fatta notte. La notte. Ma così la presentate? Ma dai, sì. Ma andatevene, andate. La notte. La notte. Ma che, Irene, ti chiedo scusa io al posto loro. Purtroppo ce l'abbiamo, ce li dobbiamo tenere. Gli ho tolto la poltrona, si sono piazzati qua. Allora, Irene con La notte. Non
basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, arriva al cuore, lo stomaco, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta, in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, se c'è sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Che questa piccolina si fa, è sempre molto autocritica, soprattutto sul suo aspetto fisico. Dice, c'ho il naso, sei telegianica da morire. Ero in regia che ti guardavo, anche Andrea. Andrea, è vero che sei molto soddisfatto di questi primi piani? Guarda come fa sì con la testa. Come fa Andrea? Non me lo fa Albert, ha detto di no. Ha fatto i segnali così. Va bene, allora, andiamo dal nostro Giuseppe. Bravo innanzitutto. Hai controllato pure molto bene l'emozione, il tempo è veramente ottimo, che non è facile avere un buon tempo, una buona edizione, ottima edizione, non ti manca nulla, complimenti. Grazie. Cioè, ti rendi conto che cosa ti hanno detto adesso i giudici? No, perché questi ragazzi hanno fatto un percorso, no? E lei era una di quelle, Giuseppe, che... Sì. Era sempre molto impacciata davanti alla telecamera, quindi si emozionava tantissimo, non si esprimeva e non dava il meglio di sé quando era qui. Invece adesso... Invece si è trasformata, secondo me, io non ti ho visto prima, sicuramente avrai dei bravi maestri, questo sicuramente, però vedo che sei proprio spigliata e ho fatto caso, quando hai preso il microfono proprio ti sei trasformata, capito? Hai capito? Questo è positivo, hai capito Grims che cosa è servito? Brava, grazie. Brava la nostra Irene, microfono a me. Adesso torniamo con un altro duetto, è la volta di due maschietti, Manuel e Francesco, eccoli qua. Tieni Manuel. Cari giudici, allora noi qui abbiamo detto prima Andrea che è il nostro tenore, insieme a Riccardo che oggi non c'è, e abbiamo anche due cantautori. Uno è Francesco, l'altro ve lo presenteremo dopo. E adesso io non lo so se in questo testo Francesco
se è andato no, di tu. No. Oggi no, però di solito noi diamo anche la possibilità ai ragazzi che sono cantautori di potersi esprimere anche con il testo e quindi magari aggiungere delle barre personali alle canzoni. Oggi però nel duetto insieme a Manuel no, ti sei tenuto al testo originale. Va bene, allora, cosa ci canta il nostro Manuel? Vita. Sicuro? Sicuro, sei pieno di vita? Sì. Sicuro? L'accendiamo? L'accendiamo. Lo vogliamo dire che ti sei fatto pure la permanente per i nostri amici di Dreams? Per trovare un'altra fidanzata? L'abbiamo fatta apposta? No, non ti emozionare, non ti emozionare. Serve pure questo, Manuel. Piccolino lui. Allora, Francesco e Manuel con Vita. Perché adesso dobbiamo essere giudicati. Iniziamo da Niccolò. Niccolò,
ti faccio esprimere il giudizio sul più piccolino del gruppo, sul nostro puttino Angioletto, bello bello con la permanente. Questa era una sfida molto difficile. Sì, è vero. Una canzone molto impegnativa. È vero. E che richiedeva una maturità interpretativa e vocale importante. Manuel aveva anche un compito ingrato, e cioè quello di far la seconda voce in alcuni pezzi. Sì. Quindi aveva un compito difficile. Quello che mi sento prima di dare un consiglio ai ragazzi, prima di dare il mio giudizio, prima dell'interpretazione di una canzone ci sono tante cose. C'è il ritmo, c'è la melodia e ci sono tanti passaggi da affrontare. Questa era una canzone molto difficile. Bravo Manuel, perché ti sei comunque lanciato. Era veramente una sfida impegnativa. Quindi io apprezzo questo e ti do un voto tra 6 e 7. Che da definire. Da definire, vediamo un po'. E però insomma, la sfida era, la sfida era difficile. È capitato, diciamo, questa volta, diciamo, un po' più difficilotta, va bene? E soprattutto devono imparare, bisogna imparare che quando si canta con un'altra persona bisogna abituare l'orecchio ad uscire totalmente fuori da quello che sta facendo l'altro, ma stare attenti a quello che fa, cioè, esatto. Altrimenti rischiamo di andare sulle note di chi canta, fuori dalle nostre, ci vuole un po' di maturità e tanto studio. Allora, tu hai dato tra 6 e il 7 al nostro Manuel, adesso chiediamo invece al dottor Zimaschi cosa ne pensa di Francesco. Allora, sono d'accordissimo con giudice Nicolò sulla difficoltà. Ragazzi, vi siete messi davanti a una sfida molto ardua, è un brano molto importante, brano di Lucio Dalla. Poi appunto cantare in duetto è una cosa che appunto richiede una certa sincronizzazione, che qui a volte vacillava, specialmente in alcuni finali, no? Circa la prestazione di Francesco, direi che a prescindere di miglioramento di maturità per poter affrontare brano del genere, direi che potresti essere un pochino più disinvolto, anche come statura, come gestualità, eri un pochino, sì, volutamente chiudeva, magari, ma eri un pochino non... rannicchiato, no? anziché esporsi più verso il pubblico, ecco, canto, interpreto, vi offro qualche cosa. Diciamo che è una prerogativa che le abbiamo fatto notare, che va sempre alla ricerca per terra, non ho capito di cosa, e qua le monetine non ci sono, Francesco, quindi guarda su, ha ragione il nostro dottore. Voto per Francesco. Sono perfettamente d'accordo con altro collega giudice, Nicolò Cantagallo, che sufficienza sicuramente raggiunta, ricordiamo dalla scuola, no? Sufficienza, esatto. Su Moseimo, magari qualche cosa in più anche incoraggiamento per il futuro. C'è da lavorare. Va bene, va bene. Grazie. Microfono a me, andate a posto ragazzi. Momento degli occhi da cerbiatto dei nostri ragazzi di Dreams. Lola, dov'è Lola? Oh. Lola che arriva da Scoppito. Allora Lola, io utilizzo sempre te, ma poi in realtà abbiamo anche Riccardo Crisante che arriva da molto lontano, insomma ci sono ragazzi che fanno veramente tanti sacrifici per essere sempre qui nella scuola di Dreams, che soprattutto richiedono anche molto il supporto delle famiglie, insomma, perché Lola, essendo minorenne, quindi non ha patente, e quindi grazie anche a tutte queste famiglie che volevo ringraziare pubblicamente, i nostri ragazzi hanno potuto svolgere questo percorso meraviglioso, quindi l'applauso va anche a tutti i genitori di questi ragazzi. Quanto sei bella, guarda qua che primi piani che ti fanno, wow. Allora, che ci canti? Novembre di Giosi Ferrari. Io sono nata a novembre, però mo siamo a maggio, tranquilla, mi raccomando, concentrati, va bene? Lola, novembre. Scelte io ho veduto nelle attese io.
saputo dire spesso di no. Ho indossato le catene, io ho i segni delle pene, lo so che non dimenticando io so. A novembre la città si accende in un istante, tu dicevi basta, io restavo inerme, il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. A novembre la città si spense in un istante, il mio corpo non si veste più di preannunciata fine. Oh, novembre, la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie, e tu non credi basta più così forte. Novembre. A novembre luce, luce, cocelli, castagne. Dai, 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 tutti! Luce, luce, cocelli, castagne. La, 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 la. Ecco qui, ha cantato la nostra Lola. Lola. Allora, Federica, sta chiusa? Sta chiusa dal bagno, non ne preoccupaci, stiamo noi. Allora, quindi il momento è importante, dobbiamo scegliere quale giudice giudicare. Allora, vediamo una... No, io volevo farla, ma è difficile il cognome. Sì, sì. Allora, il nostro Giuseppe Continenza, maestro. Allora, prima cosa, ricordati, quando canti, divertiti. Noi ci divertiamo comunque. Cioè, io dico sempre pure ai miei allievi, no? Noi facciamo un mestiere bellissimo e dobbiamo divertirci prima di tutto. Perché non pensare mai, io non so come la pensi ovviamente, io presumo, non pensare mai di essere giudicata. Capito che sei bravissima, cioè tanto talento, e se sbagli non succede niente, se ti fermi non succede niente, hai cantato benissimo, o lascia stare se c'è qualche imperfezione, non fa niente. Ricorda, accettati che sei brava, accettati per quello che sei e non ti emoziona, non pensare mai che gli altri pensino di te quello che tu non sei. Assolutamente, sennò quello ti preclude il risultato, capito? Io ti sento da musicista, hai interpretato, poi soprattutto si sente che ce l'hai nell'animo, che la cosa è più importante, si percepisce. Maestro, noi non siamo buoni come Federica, che magari si accontentava del giudizio, noi vogliamo sapere il voto. Il voto, tutto. Il voto 7. Che buono. Un bel 7, quindi Lola puoi tornare al posto. Puoi tornare a posto. Grazie. Allora. Non abbiamo chiuso in bagno, chiuso in bagno come l'altra volta. L'abbiamo sequestrato. Federica, per fortuna che c'è qualcuno che vi conosce molto bene e mi è venuto ad aprire, perché insomma questo giochetto l'avete già fatto, cari ragazzi, non ci casca più nessuno, ok? Mi dispiace per Lola, insomma, che è dovuta stare con Steve. Ma com'era la canzone, scusate? Aspetta. A novembre, luce, Fausto, cocciulli, castagne. Ci piaceva di più la versione di Lola. Decisamente. Allora, andiamo avanti. Adesso, conduttore, a chi tocca? Allora, hai visto, c'è la scaletta, meno male. Angela! Tocca ad Angela! Dove sta Angela? Dov'è Angela? Eccola qui.
Angela. Buonasera. Ricordiamo, per chi ha seguito insomma la nostra puntata, Angela insieme a Michael presero la stella rossa nella scorsa puntata. Insomma, avevano avuto un attimo di defiance. Si sono sfidati presso la Crossover Academy e Angela, dal giudizio insomma di tutti i colleghi, ha preso la stella nera. Questa stella nera che cosa comporta? Una penalità. La penalità è che Angela ha avuto soltanto ieri, che è stata convocata infatti presso la Crossover, ha avuto soltanto ieri la canzone che doveva esibire oggi. Conoscendoti penso che hai studiato tutta la notte. Sì. Vero? Vero, ok. Allora, a tal proposito facciamo vedere cosa è accaduto ieri. Siamo alla Crossover e è arrivato il momento di consegnare il brano per la penalità ad Angela, che ha conquistato la stella nera, e quindi siccome domani c'è giorno di registrazione Dreams, adesso lei sta facendo lezione e noi gli consegniamo la busta. Venite, venite. Si può? Un attimo di disturbo. Eccoci. Allora, siamo pronti per consegnare ad Angela la sua penalità, quindi domani c'è la registrazione. E al contrario degli altri, tu hai soltanto un giorno per studiare. Questa è la tua canzone che devi aprire qui davanti a noi, Angela. Vai. Vai. Mi raccomando. Mi spiace, non so così. No, non fa niente, puoi romperla. Non ci svenire. Allora. Vediamo. Almeno va tu bene, nell'universo di Mia Martini. E tostarello, Angela. L'hai fatta, sì. Però tu l'hai fatta in passato una volta. Tanti anni fa. Tanti anni fa. Non te la ricordi neanche. Cioè, è un'infarinatura, ero piccolina anche. No. Eri piccolina, anche adesso sei grande. Sì. No, ero più... Ti tocca studiare questa notte, cara Angela. Mi raccomando, soprattutto con il testo. Se hai difficoltà con il testo, comunque possiamo farti arrivare e leggere. Ho cattiva. Ho cattiva lo sono. E va bene. Ciao. Per accogliere la sfida. E ci vediamo in studio, va bene? Ciao. Studia. Ah, oh, eccola qua. Hai studiato? Sì. Hai bisogno del leggio per le parole? No, no, me la ricordo. Prendete esempio, Fausto Hai bisogno Lucio del nostro supporto vocale? No, ma l'ha cantata tanti anni fa, almeno 35-36 anni. Quando era piccolina, immaginate, insomma, ieri praticamente l'hai cantata. No, hai studiato. Io. Hai studiato, hai studiato. Allora, adesso con la tua penalità, che dovevamo anche dire per onor di cronaca ai nostri giudici di questa sera, Angela si esibirà con... Almeno tu nell'universo. Almeno tu qualcosa lo dici. Andiamo, dai, forza, vieni. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui. Senza serietà. Fosse niente, sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, e quando l'amore cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso,
che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero, davvero di più, di più. Grazie. Abbiamo deciso che non ti daremo la canzone nemmeno questa settimana, l'avrai il giorno prima della prossima puntata, anche senza penalità, va bene? Perché ti viene bene, insomma, studiare la notte fa bene, fa bene. Allora, vogliamo sentire il dottor Zimaschi. Allora, sicuramente ti è capitata la canzone famosa di altrettanto cantante famosa che non c'è più con noi. Hai mostrato le notevoli potenzialità. Grazie. Sì, perché hai le potenzialità per raggiungere le quali con umiltà e dedizione devi lavorare. Grazie. Grazie. Guarda, questa ragazza ha l'umiltà fatta persona. Guarda, devo dire che proprio i nostri occhioni blu qui rappresentano il bello di questi ragazzi, perché fondamentalmente hanno tutti voglia di imparare, hanno tutti voglia di costruirsi anche un futuro, ma quando poi vedo una ragazza come Angela che sa anche prendere questi consigli e sa affrontare le difficoltà in maniera elegante, bella e pulita, meriti un plauso da Grazie. Parte mia. Sono molto Brava. Contento. Grazie. Otto. A posto, Angela. È il momento di un altro duetto, Giulia con Leo. Allora, abbiamo scoppiato la coppia. Dov'è il microfono 1? Allora, questo lo diamo per galanteria, diamo il microfono 1, eccolo qua, Leo. Abbiamo scoppiato, Giulia, mi raccomando. Buoni amanti. Brava, tieni la distanza che Sempre. Poi dalla, guarda come stanno a guardare, è tornata, l'ha lasciato solo una puntata, mi raccomando. Una sola, basta. Se, torno, dice, fa, dove si vede mai che qua succede qualcosa. Allora, questi ragazzi cosa ci cantano? Che ci cantate, Giulia? Difendimi per sempre. Ok, tu sempre difendi le donne, sempre e comunque rispettale. Bravo, certo. Leo con Giulia. Voglio rovinare più la luce buona e trasparente che però i miei occhi, e voglio dare via tutto e non guardarmi mai più indietro, perché ogni volta che l'ho fatto il tempo mi ha ferita. E non ricordo più la gente, non ricordo le persone, ma ricordo ciò che le distingue quando danno amore. E porto a letto tutto il mondo che ho chiuso dentro la mia testa per riconoscere allo specchio ciò che di me resta. Parlami, ricordami di me. Pensaci, ci siamo visti nei miei sogni. Ah, difendimi per sempre, amore mio, almeno tu in questi angoli del mondo agonizzante di bugie. Rimane la ferita, rimane la mia vita. Difendimi per sempre in questo mondo in tempesta, in cui l'amore è solo il grido di protesta di noi uomini. Riesco a non arrendermi, se ci sei tu a difendermi. E non è una rivoluzione, e non si chiama depressione, non è mania di essere troppo grande o troppo bella, perché sa rispettare il tempo e preferisce stare male, non ha bisogno di nessuna droga e sa parlare. Riconoscersi allo specchio a molti sembra indifferente, io riconosco dignità a chi sa sentirsi a volte niente. Io ti ho detto parlami,
per sempre, amore mio, almeno tu, in questi angoli del mondo agonizzante di bugie, rimane la ferita, rimane la mia vita. Difendimi per sempre in questo mondo, in tempesta in cui l'amore è solo un grido di protesta di noi uomini. Riesco non a rendermi. Ci sei tu a difendermi. Eppure adesso amore, seppure mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi. Seppure mi capissi o non capissi niente, continua tu, continua. Difendimi per sempre, difendimi per sempre. Difendimi per sempre, amore mio, almeno tu, in questi angoli del mondo agonizzante di bugie, rimane la ferita, rimane la mia vita. Difendimi per sempre in questo mondo, in tempesta in cui l'amore è solo un grido di protesta di noi uomini. Riesco non a rendermi. Ci sei tu a difendermi. Non riesco non a rendermi. Se ci sei tu a difendermi. Grazie. Devo dire, mi avete fatto emozionare. Bravi ragazzi. Grazie. Bravissimi, bravissimi davvero. Allora chiediamo a Niccolò cosa ne pensa del nostro Leo, con questa voce anche lui un po' impostata, se vogliamo tenorile, sì, no? Sì. E invece poi chiediamo a Giuseppe cosa ne pensa di Giulia. Ok, io ho apprezzato molto, ci sono delle cose che mi sono piaciute e delle cose meno. Ho apprezzato molto il timbro caldo, il tuo timbro caldo, un bel timbro di voce. E ricordava anche tanto quello di Tiziano Ferro, credo, no? Però questa non era una canzone difficile da interpretare. Il testo è molto forte e chiaro, è molto chiaro. Poi, secondo me, puoi dar di più. Hai una bella voce. Però tu non lo sai, oggi è tornata Sofia. Cioè, questo sta un po' così, con le mani legate, capisci, Niccolò? Lo so, ma il palco non ci fa sconti. E abbiamo la fidanzata dietro, sta cantando con Giulia. Ha ragione. Ma la fidanzata zitto, capisce. Zitto, ragione, quando ha ragione. Sul palco non ci sono scuse. Nel momento in cui tu sei sul palco, lei è la tua donna da difendere. Certo, certo. E questo è molto importante per chi sta fuori. Io ti do 7 perché è un compromesso tra la tua vocalità che mi piace e l'interpretazione che non mi è piaciuta tanto. Okay, stava da un attenuante, niente, non mi fai parlare. Va bene, allora chiediamo a Giuseppe invece della piccola Giulia. Molto brava, mi è piaciuto, insomma, come interpreta il brano, assolutamente si è entrata nel brano, nel pezzo, come si dice. Voce molto squillante, secondo me molto difficile da controllare perché hai una bella voce, bella importante, però insomma hai cantato molto, molto bene, hai interpretato bene il brano. Che voto? 7. 7 anche a Giulia, sempre comunque siamo, rimaniamo con l'opzione variabile, giusto? Assolutamente sì. Io qualcosina da inizio puntata ho cambiato. Hai cambiato. Devo ammettere. Sì, sì, sì. Va bene, nella vostra facoltà, quindi va benissimo, ci siamo. Allora, microfono me lo riprendo io, Giulia e Leo a posto, andiamo avanti con la nostra gara. È il momento di Giorgia. Eccola qui, arriva Giorgia che ci... Scusa Gio, me ne vado? No, se vuoi, tranquilla, io sono anche di troppo. Allora, Giorgia, che ci canti? Per sempre, di Nina Zilli. Nina Zilli. Giorgia! Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi
dissi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre. Che l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante e poi torna alla fame. E so che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo, per cui valga la pena di star male mentre affoghi nei tuoi errori. Io cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore in quel terreno che è fragile senza morire, invece di morire. Grazie. Giorgia, posso rientrare? Mi ci vuoi? Sì, sì. Nel senso, posso entrare anch'io in scena? Chiediamo al dottor Marius. Beh, sicuramente una prova convincente, perché interpretazione buona è piuttosto, nonostante giovane età, perché tutti siamo, sì, siete, sì, ragazze e ragazzi, piuttosto matura, timbro interessante, scuro, pastoso, dizione buona, non c'è qui su cui appellarsi, è una veramente e sicuramente buona prova. Quello che si potrebbe nel percorso, penso, artistico aggiungere nella prestazione scenica un pochino più tocco, come posso dire, un tocco leggiadro, ecco, un pochino di più tocco leggiadro, però nell'insieme sicuramente buona prova e dal punto di vista vocale niente dire, 9. 9, grazie. 9. Sì. Io invece questa volta sono stato, purtroppo, non so se è già stata detta questa cosa, perché... Però aspetta, tu puoi dire tutto quello che vuoi, non puoi dare il voto. No, non do il voto. Perché ne abbiamo già detto uno. Ecco. Dico la mia, se... Ah, ok, sì, no, anche tu, Giuseppe, cioè, questo, perché ragazzi, ci tenevo. Io ve lo dico sinceramente, sì. Io chiedo a ognuno di voi, perché abbiamo impostato così la trasmissione, ma se qualcuno di voi vuole parlare anche degli altri ragazzi, potete dire e fare quello che volete, Siete... Io invece ho... trovato il suo timbro di voce identico a quello di Cher. Tutto a posto, ok. No. Volevo dire che, no, perché però, l'ha cantato Cher l'altra settimana. Che però questa è un'arma a doppio taglio. No, perché si è offesa quando gli hanno detto che si assomigliava a Cher. Sinceramente. No, Cher è un gran complimento il fatto che la tua voce sia simile a quella di Cher. Cher è stata una grandissima cantante. Non mi sono offesa. Beh, io so che ti sei offesa, insomma, che ti abbiamo detto che ti assomigliavi a Cher e hai detto che non era corretto dire quella cosa in quella serata. Cher comunque è una grande interprete internazionale, e prendere un complimento, dice, se tale e quale a Cher a casa mia, io sarei stata contenta. Ti è già stato detto, ma quindi, ma perché... No, e poi aspetta, poi arriva lui, non so se hai visto l'altra puntata. Purtroppo no. Perché lei ha cantato Cher in duetto con... Donato. Con Donato, era la canzone Cher Ramazzotti. Bravo, bravissimo, Cher Ramazzotti, e quindi gli è stata detta questa cosa. Adesso posso dire una non so cosa. Perché hai detto un Cher. Secondo tesoro, aspetta un attimo. Vai. Quello che mi sento di dire è che quando si ha un timbro così bisogna sempre approcciare alle canzoni con grandissimo rispetto di chi della voce
che ci appartiene e che è simile a qualcuno, perché altrimenti si rischia di cadere tante volte. Quindi lavora, se scegli l'altra settimana, lavora tanto su questo timbro, perché è sicuramente bello, ma ha bisogno di tanto lavoro, secondo me. Tanto lavoro, vabbè, lei è giovane, adesso il lavoro verrà. Dimmi, Giorgia, che volevi dire? Io non sono rimasta male, cioè io l'ho preso proprio come un complimento. Solo che a noi non c'è risultato, dato che Giorgia, forse in una pausa mi è stato dato che in una pausa mi era stato detto, cioè ridendo l'avevo presa come una, cioè una battutina così, però alla fine poi ho capito perché ci siamo chiariti e mi hanno spiegato. Meno male che però arriva, però ti eri offesa quando il maestro Piero Mazzocchetti ti aveva detto durante la pausa pubblicitaria: Giorgia, tale e quale Asher, io l'avrei presa come un complimento. Perché mi aveva detto che potevo andare direttamente a tale e quale. E tale e quale ci vanno i grandi professionisti, Giorgia, non ci vanno le quattro cartucce, quindi anche sì, quello sì, era un complimento. Per un complimento, cioè sono contentissima, cioè assolutamente, l'ho presa così. Quindi, per te. Guarda Giorgia, nel percorso musicale bisogna avere, specialmente la tua, quanti anni hai? 16 anni. Bisogna avere la pazienza e l'umiltà di prendere tutto quello che le persone ci dicono. Piero è un professionista, non ho mai sentito Piero demolire un ragazzo, anche quando o prenderlo in giro, anche quando ce ne sarebbe stato da dire e da fare, ha sempre accompagnato con grande educazione e con grande rispetto, quindi mi risulta un po' difficile, però tutto quello l'ho presa che più non come, cioè ho capito il concetto, ho capito, l'unica cosa è che dato che me l'aveva detto dopo che mi era stata criticata questa cosa, allora l'ho presa in modo diverso, dato che questa cosa di cantare come Cher mi era stata criticata. No, allora adesso raccontiamo bene, perché sennò può sembrare che cadiamo tutti dal pero. Nella scorsa puntata abbiamo avuto la giudice Paola De Simone, che comunque è una grande giornalista esperta di musica, che quando parla comunque sa quello che dice, non è un a caso, e lei aveva espresso nei confronti di Giorgia, dice: Giorgia, hai questa vocalità, a me la cosa che non mi sei piaciuta, perché poi quello è a gusto, non mi sei piaciuta perché hai cantato praticamente come Cher, ma non si riferiva soltanto al timbro uguale a Cher, che meno male, magari avercelo tutti, però lei si riferiva al fatto che lei aveva molto imitato anche nell'interpretazione Cher. Ma è verissimo, cioè io per dirlo ecco. Questa sera su una canzone non di Cher, quindi vuol dire lei, che è molto marcata basso, la cosa. Dal voto basso, ma non è una cosa brutta, De Simone, per forza. Da questa critica l'aveva interpretata esatto. In modo diverso. Poi quando Piero, durante la pubblicità, che non era comunque d'accordo sul voto di Paola De Simone, dobbiamo dirlo, perché magari lui avrebbe dato un altro voto, ma gli ha detto a Giorgia: Giorgia, potevi andare a tale e quale perché eri identica a Cher, ma voleva essere un complimento, anche perché Piero ha fatto tale e quale, ricordiamo, nel 2017, quindi ben vengano insomma questi grandi talenti. Comunque 9 te l'abbiamo dato, a posto Giorgia. Mamma mia! E non è ancora finita. Un attimo di pubblicità, torniamo fra pochissimo. Bentornati a Dreams, finalmente. Federica l'hanno bloccata in regia, quindi mo ne approfittiamo. Vai, che bufa, dalla faccia. Allora, lo so, ho scritto una poesia per Abruzzo, mo. Sì. Scusate giudici, però la devo leggere. Ma poi sì, mo. Ma mo è bella, fida, senti a me. Abruzzo, terra mia tanto amata. È buono quando la nonna fa la crostata. Sto a leggere una poesia, fammi fa. Abruzzo, terra mia tanto amata, dal Gran Sasso puoi mirar tutta la vallata. E se dalla montagna io guardo fin laggiù, ci sta la nonna che ti offre lì fru fru. Oh, una volta che voglio fare il Sergio, me lo fai fare per piacere? Silenzio, basta. Allora, silenzio. E se dalla montagna guardo fin laggiù, posso ammirare il nostro mare blu. Puoi svegliarti ancora con il canto del gallo. E speriamo che a pranzo la nonna fatti il timballo. Puoi svegliarti ancora con il canto del gallo e uscire per una passeggiata.
perché non farlo? All'alba, dalla riva, vedi il sole appena nato. Fregatende buone stu rosso fermentato. No, ti stai zitto, me la fai finì? All'alba, dalla riva, vedi il sole appena nato e inizia un altro giorno che il buon Dio ci ha donato. Le donne abruzzesi sono le più belle. Se ti sente mai te tere du sardelle. No, mai me non mi sente, fammi finire. E la vita senza loro è come un cielo senza stelle. E quando passeggio sul Gran Sasso per un'escursione montana, dele la gente che ti frega le radici della genziana. Se popili radici agenziana, comunque basta, io con te non faccio più niente. La gente arriva a ristare. Non faccio più niente. Ma dove volete, Arie? Ma non pare una cosa semplice. Ma boh. Ma che piace. Scusa. Ma io volevo una cosa semplice di qualità. Buonasera, signori giudici. Scusa, buonasera, ragazzi. Dottore, i miei rispetti. Buonasera a tutti. Allora, io stavo in regia. La Cristia sta fatia. Voi vi permettete di andare a rovinare una trasmissione così... Dove bisogna guardare? Là. Una trasmissione così seria. Abbiamo degli eminentissimi... Ci abbiamo? Importante assai! Oh, dei giudici molto bravi, va bene? Che abbiamo scelto con dovizia. Chi? Chi è Dovizia? Dove sta, Vizia? Dovizia nel senso una cosa fatta bene con attenzione e cura. Dovizia! Dovizia, pensavo che era un altro nostro. Cioè, Dovizia, staff, va bene, cioè, con le Apollonie. Ma e voi vi permettete, dar chef nell'agenziana, poi però la parte tua molto bella, il timbal, Titan Arghish, Mare Blu che è l'utorno. Quindi lo poeta io sono. Benissimo, ingombreso. Comunque sia, scusateci, vi chiedo scusa per questo momento trash, sai un po', richiamiamo un po' Federico, per piacere, scimpere notte. Meno male che è tornato il mio Big Brother, una faccia amica con questi due di... Ve ne volete andare? Ve ne volete andare? Via! Frista! Via! Show! Io non lo so, Antonio, mi posso distrarre un attimo? Quando sei bella questa sera? Grazie, anche per te sembra una scatola di cioccolato. No, a me sembra la Madonna Immacolata dell'otto di mia figlia, tutta azzurra, sei bella, va bene. No, perché... No, devo dire cosa mi ha detto Mazzocchetti. Un uovo di Pasqua. Quasi. Mi ha detto che sono pronta per incartare un sei regalo. Sei bellissima. Gira. Va bene? La danza è bella. Bravo. Grazie Antonio. Meno male che sei tornato. Dove sei stato tutto sto tempo? In regia. Ho dovuto combattere con questi. In regia c'ero io e tu non c'eri. Bugiardo. In cucina. Ah, ecco. Arreda la regia, c'è la cucina. Quindi... Esatto. Senti, presenti con me il prossimo cantante. Se devo. Il prossimo concorrente. Il prossimo concorrente. Allora, aspetta. Preparati perché lui adesso lo chiamiamo con enfasi, con enfasi. Mi dicono di guardare lì. Sì, tu guarda sempre il tuo Albertino. Sempre il tuo Albertino. Allora, è il momento di Lelio, si torna in gara. Allora, dov'è? Eccolo. Lelio. Buongiorno. Buonanotte. Buonanotte, Lelio. Iniziamo bene. Allora, intanto vogliamo, visto che i nostri giudici vi stanno conoscendo soltanto questa sera, dobbiamo... Così, giusto farvi una premessa su questo ragazzo, ok? Allora, siamo in ricerca anche di una fidanzata, non soltanto della carriera, e quindi, insomma, lanciamo sempre questo appello. Lelio, prima o poi qualcuno a bocca, che te devo dire? Niente. Tu però cosa devi fare? Vai per lanciare Lourdes. Il tuo messaggio. No, Anto. Ah, no, lanci il tuo messaggio a modo tuo da neomelodico. Allora, che gli possiamo dire a questa ragazza adesso che ti sta guardando? Guarda, lì, guarda Alberto, quanto è bello. Guarda Antonio. Che gli vuoi dire in maniera neomelodica? Oggi niente neomelodico, più una frase napoletana. Di rimorchio sempre. Di rimorchio, che si usa. No, perché l'altra volta com'era? Che ho già consigliato. Allora, l'altra volta doveva camminare così, no. Per acchiappare, e non ha acchiappato niente. Quella era la mossa. La mossa, ok. Quindi mossa... Adesso c'è una bella, una frase, no, che noi utilizziamo, che consigliamo. Noi chi? Io, Lucio e Fausto. Ah, beh, oh, amore mio, hai già vinto in partenza. Complimenti, certo. Per i maestri che ti sei scelto. Proprio direi il top di gamma. Il top, devo dire, ti abbiamo insegnato tutto nella vita. Quindi in questo caso non si canta, ma si arriva anche con un atteggiamento un po' da
da guapo. Parliamo di cuozzo, cuozzo. Cioè, come va cuozzo, ma? Inquadratura un po' più... Scusa, inquadrate, per cortesia. Allarghiamo l'inquadratura. Cioè, allargati a lui, che è già largo di me. La mossa è sempre quella del... C'è l'approccio del passo, così, no? Ok. Però, capito, tu arrivi, okay. Ti poggi sul bancone del bar. C'è la donzella. Io ti faccio il bancone. Chiamiamo la donzella. Okay. Io ti faccio il bancone. Poi ti fermi e fai, uè, bambolato, posso offrire un cocktail? E da lì inizia l'approccio. Adesso ho capito perché sei ancora single. Bene, bene, allora. Se questi sono tutte le premesse. Le premesse siamo messi bene. Per fortuna che questo ragazzo è dotato di una voce bellissima, che questa sera ci farà sentire con una canzone molto bella i tuoi particolari, che sono tanti. Non sappiamo tanti. Di chi, però. No, sono tanti i tuoi particolari. Lelio, andiamo, andiamo. Tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre solo perché non sai come appari. Ma non so più cosa sento. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto vagati, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele i miei tuoi particolari. Potrei cantartele qui se solamente Dio inventasse delle nuove parole. Potrei dirti che siamo soltanto vagati, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele. Potrei cantartele qui. Ma scusate, ma io dico, perché non gli canti una canzone a ste ragazze? Cioè, io mi scioglierei. Lo sai che Mazzocchetti sorpresa. Mi ha conquistato così con una canzone? Perché non provi a seguire invece il metodo giusto di chi ne capisce invece di quei due carciofoni? Scusami tanto. Allora, adesso torniamo in gara e chiediamo invece al nostro Giuseppe Continenza cosa ne pensa di te. E non come Latin Lover, Giuseppe, se no sarebbe uno assolutamente, zero. Assolutamente, assolutamente. No. Ok. Allora, come cantante. Come cantante assolutamente sei molto spigliato e... interpreti molto bene, si vede che ti cali proprio in quello che fai in maniera molto molto bella. Grazie. Mi piace questa spontaneità che di solito manca molto ai cantanti, no? Che stanno molto tesi, e questo insomma ti fa onore. Poi hai una bellissima voce, una bella intonazione, un ottimo senso del tempo. Grazie. Io direi un 8.5. 8.5. Grazie. 8.5. A posto, perché è il momento di un altro duetto, cari giudici, è la volta di Sofia con Michele. Allora, dove sono? Michele da questa parte,
Sofia, hai il microfono giusto? No, hai il 3 per il momento. Ci abbiamo l'1 perché ci piace di più come numero. Non so perché. Ci piace... Chi è che c'ha l'1? Oh, guarda chi te la dà. Facciamo l'applauso. Lo vedi? Lo vedi come lui è sempre pronto a soccorrerti, Sofia? Dove sei stata, Sofia, che me l'hai lasciato da solo e lui ha festeggiato la sua stella oro? Non ti dico come. Ah, pensavo avessi festeggiato la mia assenza. Sono un attimo preoccupata. Già facevo dividere la coppia così. Sono stata a Trieste. Non rientra nelle mie facoltà fare questo, però ti posso garantire che lui ha gioito e brindato per la sua stella oro, non ti dico con chi. Allora, Michele, ti tocca a te scoppiargli adesso, però artisticamente so che l'abbiamo affidata a un signore, capito Leo? Che te, gli hai fatto i gestacci? Sì. Brava. Sono in inquadratura un po'. Dopo ti racconto io, tu non ti preoccupare. Adesso canta insieme a Michele, che ci cantate? 1, 2, 3, 4. Ok. Michele e Sofia. It's getting better. Or do you feel the same? Wanna make it easy on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one need now. Yeah. Please, darling, I don't care. Yeah. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had. Ci diciamo, dai, ne parliamo domani, quando poi invece non lo facciamo mai, per paura, per timore o per orgoglio, che a volte è più forte dell'amore e rende triste il giorno, il silenzio che fa più rumore, che separa e che allontana le parole, e poi il rimorso quando siamo lontani e poi li ripensi, non sempre c'è un domani. Make me grow and I can't keep home.
Vi divido, ci penso io, Leo, tutto a posto, è arrivato il vigile a vigilare, appunto, appunto. Allora, per questa coppia chiediamo al dottor Zimaschi cosa ne pensa della nostra Sofia e invece a Niccolò cosa ne pensa di Michele. Prego, beh, dottore. Innanzitutto, quando si canta in due è sempre un duetto. Esatto. Allora devo dire che la prova era insieme convincente, perché ancorché loro studiano come solisti e quindi si mettono a cantare così ad hoc nell'ambito di pochi giorni di prove, e pur avendo loro le voci timbricamente diverse, nell'insieme la cosa ha funzionato. Circa Sofia, avrei da dire che deve essere attenta, specialmente nelle parti acute della tessitura della scala, che al controllo vocale, che la enfasi non prevalga sul controllo vocale. Controllo non vuol dire che bisogna cantare imprigionati, imbavagliati, però quando si canta, quando si esprime sul palco, sulla scena, nel teatro, bisogna sempre avere controllo di quello che si fa. Oh. Comunque, prova buona, e soprattutto non era prova solistica, bensì duetto. Come duetto ha funzionato, eravate anche piuttosto ben intonati. Grazie. E che voto gli diamo, dottore? Beh, io direi, sto valutando, tra 7,5 e 8. Okay. Perché tra direi più che discreta era, okay, la prova. Tanto mancano altre due esibizioni e poi insomma possiamo avere un quadro generale ben preciso. Andiamo dal nostro Niccolò, cosa ne pensa di Michele? Bravissimo. Michele è il secondo cantautore, come vi dicevo prima, infatti lui ha aggiunto una barra personale. Bravissimo Michele, di personalità, veramente tanta. Sei a tuo agio sul palco, sei a tuo agio davanti alla telecamera, parli bene, scrivi bene, interpreti bene, hai da lavorare vocalmente, ma come ce l'hanno tutti, mi sei veramente piaciuto tantissimo, per me è un 9,5. Grazie. Questo ragazzo, grazie, devo dire, dopo il voto lo dico, ha anche un'umiltà pazzesca, quindi forse la dote più bella di tutte quelle che hai detto tu adesso, la volevo aggiungere perché ormai in tutto questo percorso l'abbiamo conosciuto e devo dire che lui da fratello maggiore, perché insieme ad altri due che oggi sono assenti, insomma sono i più grandi del gruppo, devo dire che ha anche saputo consigliare i suoi colleghi e li ha presi per mano, no, più di uno, devo dire la verità, quindi grazie Michele, grazie per averci anche agevolato nel lavoro. Ma in tre minuti di esibizione questo viene fuori. È stato molto bravo. Grazie. Bravo davvero. Grazie davvero. A posto, bellissima nostra coppia. Solo artistica. No, devo dire che qua se non mi si scoppiano, che è un attimo, che è una bellezza. Andiamo invece a un'altra bellezza, è la volta di Aurora. Dov'è Aurora? Dov'è? Oh, eccola qua con gli occhioni azzurri. Qua di occhioni azzurri ne abbiamo a iosa, quanti ne volete? Che ci canti? Eppure sentire. No, io lo sento. Voi sentite bene? Sì, ok. Abbiamo anche l'autorino qui tutto a posto. Quindi vai con Eppure sentire la nostra Aurora. Quello che non ho.
un senso di te. C'è un senso di te. Brava la nostra Occhioni Blu, Aurorina, e adesso a giudicarti sarà il nostro Giuseppe. Complimenti. Grazie. Intonazione veramente perfetta, hai interpretato veramente bene il brano, mi è piaciuto pure come tenevi il tempo, no? come stavi sul tempo, che non è facile, veramente. Brava, grazie. Complimenti. Oh, per me, sì, diciamo, grazie. Ti metterei un bel voto, un 9.5. 9.5, wow! Hai visto? Capita anche questo nella vita. Grazie Giuseppe, mille. Grazie Aurorina, grazie, vai a posto, perché è arrivata la volta dell'ultima concorrente, dell'ultimo nostro talento di Dreams. Sto parlando di Martina. Allora, dov'è? Ah, un'altra bellezza. Qui da... di bellezze proprio, eh? Di bellezza in bellezza. Grazie. 18 anni appena compiuti, quindi fresca fresca di galera, giusto? Esatto. Che da adesso in poi fai attenzione, perché può capitare, ma tu sei tanto brava, tanto bella, quindi non ce vai, tutto a posto. Allora, che ci canti? Ti amo, non lo so dire. Ma tu lo dici, ti amo? No. Non dipende da chi. Senti, io ho visto una foto. Ma come, da chi? Che va in giro di ti amo? No, lo dirai a uno in particolare. Porello. Cioè, io ho visto una foto del tuo diciottesimo avvinghiata a un ragazzo con un abito meraviglioso. Non gli hai detto mai ti amo? O no, vai in giro, sì, a dirlo così? No, a lui sì. A lui sì? A lui sì. Sei sicura che non l'hai detto pure a Lelio? Dove sta? No, paura. Mai. No. Non te l'ha detto, Lelio? Lelio, dai il microfono, Lelio. Niente, a te non te l'ha mai detto? No. Una volta mi sa che ti ha detto a tutti. No, mi ha detto Lelio. A tutti tranne Lelio. Hai capito? Ti ha detto proprio male, figlio mio. Niente, non ce la facciamo. Allora, Martina, tocca a te, sei l'ultima, però gagliarda, eh. Ti amo, ma? Non lo so dire. Impara. Cambierò parere, ho sbagliato a parlarti, scusami, perché sono quella stronza che non cambierà per te. Non mi nasconderò neanche dal temporale, quando mi chiederai come stai, amore. È tempo di decidere, ma ho bisogno di tempo per me. Non mi sentirò colpevole di accettare i miei difetti. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardo e più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me e te è sempre più difficile, ma se ci penso un attimo non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Servirà un po' di fortuna per capire meglio. Siamo, posso andare sulla luna, ma ti amo, ti amo, ti amo. So che un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole, perché ti amo non lo so dire. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia lui.
sempre più difficile, ma se ci penso un attimo, non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Servirà un po' di fortuna per capire meglio noi che siamo. Posso andare sulla luna, ma ti amo, ti amo, ti amo, non lo so dire. Mingherlina, poi tira fuori questo vocione intenso. Chiediamo al dottor Zimaschi, ma tanto è l'ultima, e poi vi chiedo un resoconto generale a tutti e tre. Allora, indubbiamente la canzone per niente facile, anzi difficile, voce di qualità buona, timbro timbricamente interessante, non di stesso passo la pronuncia della parola, la dizione specialmente carente nel momento del recitativo iniziale, e quindi ci sarà da lavorare sull'articolazione della parola, sulla dizione in generale, perché è assai importante che oltre il timbro anche le parole, anche il messaggio fonetico, verbale, viene trasmesso al pubblico. Nell'insieme prova, direi buona, migliorabile, mettiamo 8, 8 e mezza. 8, 8 e mezzo. Allora, intanto che ci pensa, perché fra poco devo raccogliere le vostre schede, approfitto, Martina stai qua, non fa niente, rimani con me, e chiediamo a Niccolò come è andata generalmente questa cosa. Mi puoi anche dire il suo voto, perché tanto siamo sul finale, quindi se vuoi. Martina ha un gran carattere, eh? Una leonessa. Certo. Sta ancora a scegliere a chi deve dire ti amo, però nel frattempo che sceglie, insomma. Nel frattempo che sceglie, canta bene. Canta bene. Meno male. Martì, tranquilla, non ti mangia nessuno, tirate su, ha finito di cantare. La canzone è molto difficile. Sì. È molto precisa, molto intonata. A me è piaciuta un sacco, ma sono piaciuti. Siamo via via cresciuti, e ho apprezzato anche tantissimo. Elisa, non mi ricordo il nome. Aurora, arrivo, Elisa la canzone. Sì, abbiamo Elisa originale, Aurora. Ma noi ci abbiamo Aurora. Ho apprezzato anche tantissimo Aurora, dolcissima. E io metto Martina sullo stesso livello di Michele. 9 e mezzo anche Martina. Wow, hai capito Martina? Mi è piaciuta un sacco. Yeah. Di personalità anche lei. E questa è una cosa che vocalmente tutti quanti hanno tanto da migliorare. Ritmicamente tante volte non ascoltano la base, tante volte vanno fuori. Beh, anche tante... se vogliamo ancora un po' l'emozione. È chiaro, anche se sono tanti... certo, anche se comunque penso che si siano abituati ormai, li ho visti anche alcuni anche sbarazzini, insomma. Abbiamo fatto grandi miglioramenti su ognuno di loro, è naturale che per alcuni forse era più evidente, perché vuoi per timidezza, vuoi per carattere anche un pochino più chiusi. Ci sono state delle canzoni molto complicate. Però in generale io ho trovato un buon livello, mi son divertito un sacco. Chiedo a Giuseppe per concludere. Diciamo stessa cosa come dice il mio collega. Il giudizio globale. Il giudizio globale, diciamo, il livello è ottimo. La cosa che mi è piaciuta molto, diciamo, a parte il livello di preparazione, e per questo faccio i complimenti ai maestri, che sicuramente sono dei bravi maestri dietro, ho trovato che sono molto disinvolti la maggior parte, anche quelli più piccoli l'ho visti... insomma, Giuseppe, però sei arrivato alla fine e quindi è però, naturale. Però praticamente cioè, la cosa che mi è piaciuta molto il fatto che c'è una bella coesione fra di loro, si appoggiano fra di loro e hanno lo spirito giusto, perché per diventare musicisti con lo spirito giusto bisogna essere persone positive, accettare le critiche soprattutto, perché l'accettare una critica è un punto di partenza fondamentale e di crescita soprattutto. Di crescita, assolutamente. Bravo. Bravissimo, grazie Giuseppe, belle parole. A posto, tutto a posto, perché adesso è arrivato il momento del mio Big Brother, Antonio Ari, di Giorgio. Buonasera, sono sempre io. La tua volta, meno male che mi hai tolto quei due di mezzo. Visto, Bravo Antonio, bravo. Posso fare il mio compito? Fai il tuo compito, fai il valletto. Ritiro, il valletto. No, veramente tutta la vallata, no? Il valletto. Fai la vallata, fai. Grazie. Fai il valletto con grazie. La vallata. Passo, ma dove stanno? Le passo dietro. Prego, ecco. Bravo, impara. Non ti sei liberata di noi. Ti amo, non ti sei ti liberata amo.
amo, vi amo, vi amo, io ti amo, grazie, lo so dire. Grazie. Ti amo e lo sai dire. Lo so dire. È solo che non te lo dicano a te. È quello il problema. Antonio, vai in regia e senti, ti amo, ti amo. Un attimo, Fede, voglio dire una cosa. Intanto voglio fare complimenti a chi ci ha sostituito, perché no, non sono stati al, non sono stati al nostro livello. Sostituito! Però dai, vabbè, questa voce la so cavata. Tecnicamente ne sapevamo più noi. Decisamente. Però siccome io non ho votato oggi, vorrei votare anch'io. Che mi ricordi come possiamo fare col televoto? Perché non ho mai votato col televoto, almeno stavolta allora, posso votare da casa. Cosa possono fare? Possono fare un WhatsApp al 340 1170 056, votate il vostro, la vostra preferita, scrivendo soltanto il nome del concorrente che avete gradito di più. Avete una settimana di tempo per fare questo, perché poi insomma bloccheremo il televoto nella puntata degli highlights e nella prossima puntata decreteremo la stella blu, e questa sera insomma ci sarà un'altra stella blu, certo, da segnare, quindi ragazzi. Si fa il WhatsApp. andiamo noi ce ne andiamo, ma anche voi restate lì, soltanto un attimo di pubblicità, torniamo a far pochissimo. Dreams, talenti da brutto. Clou, quello di far definire, farvi conoscere anche la classifica, e ho qui due piccole dreamsine, come dico io, no? Le fan di Dreams. Allora, Gioia, che si è portata un'amichetta, Ginevra. Ginevra, chi vuoi salutare tu? Il microfono, così? La classe. Tutta la classe, sì. Che? Pure le maestre. Pure le maestre. La seconda? La seconda B. Della scuola? Illuminati. Brave, bravi. Allora, le maestre come si chiamano? Marcella e Augusta. Eppure? Ce ne avete altre due? Sì. Come? Sì, no, mettetevi d'accordo. Andate nella stessa classe, no. Sì. Sì. No. Vabbè, litigate la dopo. Maestra Luisa. Esatto, il maestro? È vero. E non c'avete pure un maestro? No. Ma che scuola andate? Scusate, io ero ferma a un maestro. Va bene, va bene. Allora, abbiamo salutato tutti comunque. È arrivato invece il momento di innanzitutto far entrare il nostro direttore artistico, Piero Mazzocchetti. E nel frattempo... Eccoci. E nel frattempo, maestro, prontissimo. Porto il microfono. Perché prima dobbiamo vedere la classifica provvisoria, sì, sì, no? Del totale dei voti che i nostri giudici, insomma, hanno così dato questa sera. Qua. Primo posto a pari merito, Giada con Michele, 28 punti. Aurora, seconda insieme a Lelio, Martina. Giorgia al terzo posto insieme ad Irene, quarto posto per Angela, quinto posto per Andrea, sesto per Eleonora insieme a Giulia e Michael e Sofia, settimo posto Leo, ottavo posto Lola, nono posto Manuel, decimo posto Francesco. Allora, questa è la classifica provvisoria, perché sapete che dobbiamo attribuire le varie stelle e il microfono. Inizierei dal microfono. Dal microfono, ok. Esatto. Io i miei due punti li do questa sera a Lelio. Oh, sì. Visto che non abbiamo trovato la fidanzata. No, se non li vuoi, allora. No, cioè, è stupito. Cambio. È stupito. Ma sei stupito in positivo o in negativo? Positivo. Ah, no, prendi. In positivo, grazie. Però il maestro li articola. No, è stato molto bravo, mi è piaciuto come si è posto davanti alla telecamera, al di là della sua voce, che a me piace particolarmente, molto calda, come diceva il mio amico Mario Szymański. Al di là di tutto ha fatto un percorso importante, si è anche un pochino aperto, all'inizio era un po' troppo chiuso, gobbo. Ecco, sì. E adesso invece è uscito un po' da quel ruolo e ha iniziato a essere Lelio, e questo mi fa molto piacere. Il microfono, grazie, abbiamo grazie preso, manca sempre la fidanzata Lelio, però per questo vabbè, insomma, vabbè, va bene così, ma vabbè. a posto anche no. E invece consegniamo Gioia alla stella blu, che dobbiamo consegnare al più votato di questa settimana da voi amici a casa, e va a... Ma va. Michele! Ma guarda un ritorna po'! Ritorna lui! In ma guarda un po'! Vieni, Michi, vieni!
Vieni, Gioia, dai la stella, dai pure il microfono, dai pure il microfono a Michele. Michele, gliela stampiamo sulla maglietta. Grazie. La stella, però così evitiamo Michele, di... Michele, tu uscirai da questo talent così. Ecco, questo è tutto tuo, va ma bene? Ma il cielo è sempre più ma blu. Ma il cielo è sempre più blu. Quindi, Michele, anche questa settimana sei tornato ad essere il più votato da casa. Bravo, vuol dire che la tua simpatia arriva a grazie. Tutti. Grazie, bravo, a tutti. Bravo, 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 Michele. Rimani qui perché a occhio e croce mi pare che adesso vediamo la classifica come è cambiata. Infatti, Michele al primo posto con i suoi 3 punti, che era pari merito con Giada, e va a 31 punti. Lelio balza al secondo posto con 29, Giada va al terzo e rimane invariata la classifica in fondo. Quindi, stella oro al nostro Michele. Grazie. Diamola, allora, vai, dai la stella oro, Ginevra. Dopo tanti mesi sei un po' spiadita. Ah, no, non è rimasta oro. È ancora, oro. Ancora prego, oro, prego. Ancora oro. Grazie, grazie. Quindi a la tua stella oro, questa sera hai rifatto il bis. Bravo, Michele. A posto, Michele, grazie. Continuiamo spediti, manca soltanto la consegna della stella rossa a Ginevra. Sei pronta? Perché la dobbiamo consegnare agli ultimi due in classifica. Scusate, fatemela rivedere perché, insomma, la memoria. Manuel e Francesco, venite qui, ragazzi. Allora, il duetto poi, tra parentesi, no? Dai, allora, ragazzi, diamo... finché c'è vita c'è speranza. Allora, tieni Manuel, tieni, ce l'ho io il microfono. Allora, sapete che la stella rossa adesso te la consegna a Ginevra, fate a metà, insomma, tu di rosso stasera hai avuto un po' di tutto, sangue dal naso, insomma, vabbè, insomma, tutto a posto. Allora, ragazzi, sapete che soltanto, diciamo così, un incitamento a fare... Modo per spronarci. Esatto, a fare di meglio. Bravo. Forse non ha funzionato... Non ti preoccupa, non ti ci accoppiamo più con Manuel, perché non c'è feeling. Non è colpa di Manuel, no. Doveva avere i capelli lunghi, bionda sì, ma con i capelli lunghi, insomma, vabbè. Manuel, sarà per la prossima, anche a te cercheremo una compagna, va bene? Va bene. Oh, perché anche lui è alla ricerca delle sue fidanzatine. Detto ciò, la vostra sfida sarà presso la Crossover Academy, che si terrà e faremo vedere domenica prossima negli highlights. Ma vi ricordo, ragazzi, siamo alla fine, quindi chi prenderà la stella nera come Angela avrà come penalità una canzone da portare in puntata, nella prossima puntata qui in studio, soltanto il giorno prima. Detto ciò, insomma, si può sopravvivere anche a questo. Grazie, ragazzi, tornate a posto. E adesso facciamo entrare anche i due, dai, facciamoli entrare, facciamoli entrare, dai, facciamoli entrare solo per questa dai, volta, dai, forza, tornate. Ragazzi, dai. Fausto e Lucia, una ricorda. Erano già cena. Eccoci. Meno male che con questi e due abbelliamo il quadretto, perché insomma siete arrivati voi, ci avete rovinato. Loro due ci avevano mai stati. Allora, invece io insieme a questo gruppo fantastico volevo ringraziare veramente di cuore i nostri giudici della serata. Assolutamente sì, permettimi stati, davvero esatto. di fare un grande saluto al maestro Giuseppe Continenza. Grazie. Grazie maestro. Niccolò Cantagallo. Grazie. E al maestro e al dottor grazie. Marius Szymański. Grazie. Grazie. Grazie davvero, grande giuria davvero, grande autorevole. Grande giuria, veramente io vi ringrazio perché siete stati anche molto bravi e soprattutto specifici nel dare consigli ai nostri ragazzi, che sicuramente ne faranno tesoro di tutto quello che avete detto. Poi detto, insomma, da persone autorevoli del settore come voi, a noi ci fa veramente piacere. Naturalmente io vi ricordo che domenica prossima ci sarà una nuova puntata di Dreams Highlights, ma ci stiamo avvicinando alla super finalissima che si terrà in diretta il 12 giugno presso il teatro di Città Sant'Angelo, dove finalmente i nostri ragazzi avranno anche un pubblico live. E continua così il nostro Dreams. Vi ricordo che continuate a votare al 340 1170 056, ma potete anche cominciare a mandarci le vostre iscrizioni per la nuova edizione targata 22-23 di Dreams Talenti d'Abruzzo, che comincerà da ottobre. Ma loro due sono confermati, maestro? No, perché me l'hai invitati tu quest'anno. Sì, magari sì. Li invertiamo i ruoli. Va bene, quindi ci saranno ancora. No, concorrenti. Ah, Così ci cacciano su. Esatto, allora bravo, fatto fuori la prima puntata, questo mi rincuora. Ma allora io vi saluto, vi ringrazio per essere stati anche questa grazie sera davvero. Con noi in nostra compagnia. Ci vediamo mercoledì con Fidati di me, sempre su questa rete, ore 21, e con Dreams domenica prossima, ore 21.30. Buonanotte a tutti, ciao! Buonanotte a tutti, ciao! Ciao.
questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere, fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce più forte che c'è. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, renti voci un solo canto che nel tempo vivrà e resterà. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo che la sfida è il momento per dimostrare il valore.